Grandi raga, benvenuti in questo nuovo Wish. Siamo in Sardegna, o come direbbero i maggiori esponenti della cultura italiana, in Sarfregna. Non si dice. Come ogni anno veniamo qua in vacanza e quest'anno abbiamo portato con noi la Golf, che è costruita in tempo record. È l'unica auto che veramente, cioè, ancora prima che arrivasse c'era già tutto. Ormai prima ancora di sapere che auto comprerò, compro dei pezzi. Se poi compro l'auto li monto, altrimenti li metto in magazzino. Andranno fatti degli stage superiori, ulteriori, non superiori, perché non metterà niente sul tetto, alla macchina, ma saranno puramente estetici, carbonio, queste cose qua. Le cose che piacciono a me. Esatto. L'auto, per quanto riguarda la meccanica e la telaistica, ad oggi è completa. Assetto MTS, vento 61EVZ, cerchio Z ultraleggera, dischi EBC, pastiglie EBC, tubi in treccia, filtro Ramer, ringraziamo ancora Raystech per tutta questa fornitura, scarico fatto, quindi la macchina ad oggi è il test drive ufficiale dell'auto che poi vincerete voi. E va fortissimo, infatti Fred adesso l'ho guidata io per venire qua e dillo che non riuscivi tanto a staccarmi, cioè ero lì. C'è con un V10 Formula 1, dai, ma non scherzo, ma dai. Questa è pazzita. È così. Dato che quest'auto la vincerete voi, scrivetemi nei commenti se preferireste avere sulla Golf montata il volante quello in carbonio con tutti i LED di cambiata o un Kai Racing per... Porca troia! A gomitate cambio le marce, cazzo! Bene, in questo video andiamo a provare la macchina in una strada stupenda che c'è qua fuori, che parte sempre più veloce, andando sempre più lenta, fino a finire in tornanti estremamente stretti per poi finire a fionda. Andiamo a casa di Gianni. Dentro gente che non sa che stiamo arrivando a queste velocità. Saltiamo a bordo, proviamola, perché con queste gomme quest'auto è... Andiamo a bordo. E come safety car abbiamo lei. Doppia porta. M5V10 che è tornata. Che faremo vedere nel video che uscirà, che si chiamerà Sardegna.mp4, perché saranno spezzoni a cazzo di tutto quello che è stato divertente fare qua in Sardegna insieme a Jenny, ad Alan, alla Lil Perlam e a tutti quanti. A Lil Perlam hanno chiuso il profilo Instagram, che qualche figlio di puttana, invidioso, merdoso di voi, l'ha segnalata perché era minorenne, quindi ha dovuto riaprire il canale. Vi lascio qui Instagram, andate a seguirla perché fa tutti i startup e rev sounds, tutte le auto che passano in B-Fuel. Non perdiamo tanto tempo, let's go on board. Ladies and gentlemen, here we are. Scusa. Ero spaventata. Ah, anch'io pensavo di non aver più il turbo. Ho detto, un'auto senza il turbo è un'auto che non ha senso di esistere. Come? A meno che non è un V10, ah, sperato. Ok, ecco. Dunque, io non ho mai avuto una Golf in vita mia e neanch'io. Mai la vorrò, scherzi a parte. Fino a quando Ginny, pensando a voi, pensando alle auto del concorso di questa iniziativa che sta piacendo a tutti voi, di regalarvi delle auto, regalarvi per modo di dire, perché partecipate a un concorso e vincete una macchina, e lei è l'autrice di tutte le auto che ad oggi avete vinto, tranne la Punto, che quella l'ho scelta io, e il ragazzo però che l'ha vinta, raga, cioè spettacolo, cioè l'uomo più contento d'Europa, quindi vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Verde York, motore forgiato, stupenda la macchina della Madonna, senza problemi. Però questa va un tantino, ragazzi, più forte, va un tantino più forte, diciamoci la verità, perché io non avevo mai guidato una Golf. Devo andare giù, modalità race. Ma sei bassissimo, è piccolino, volante in fuori più basso possibile. E si comincia. Ora, tre porte, manuale, bianca, una mosca nel deserto. 210 cavalli. Dovremo ancora mappare e fargli fare dei bang bim boom bam spaventosi che piacciono a voi. I primi upgrade li abbiamo fatti. Ragazzi, sta macchina io non l'ho mai guidata. No, va fortissimo. Da quando l'abbiamo finita non l'ho ancora guidata perché siamo partiti per la Sardegna. No, ma ho capito perché non riuscivo a staccarti. Guarda come va. Porca puttana! La fai a piede sinistro? Sì, non ci credo! Non dai il gas con piede sinistro! No, puoi andare con un testa di cazzo allora! È finale! Che spettacolo! Diciamo che la livrea tributo che abbiamo scelto stavolta era un vincere facile, perché è stata una delle livree più amate insieme a Rothmans, Camel e a quelle iconiche
che abbiamo visto nel motorsport in questi anni. Questa era una livrea davvero esagerata. Esagerata! Gira chiunque, ma poi soprattutto, cioè, a me piace da morire. No, è bellissima, è molto easy. La cosa bella è che è tanto vistosa. Chi vincerà la macchina, basta avere la sgrappa e la macchina torna bianca. Che no, una... non si può sgrappare. Gli spacco di pugni. Gli spacco di pugni. Ecco, l'unica cosa che farei è irrigidire la idroguida. Sono scendo da un M5 che non ha idroguida, forse per quello per che quello. È una merda. Guarda che non è eccessivamente, ha una buona manovrabilità adesso perché sei sceso da quella, secondo me. Forse sì, forse sì. Io però questo qua lo devo eliminare, perché sennò non... È il nemico. Ma se è originale entra così il turbo, la patta cosa fa? Secondo me già più di così diventa pericoloso. Sotto i 700 cavalli io non vorrei neanche sentire parlare. Questo non lo so. Comunque dei botti deve farli, perché una macchina così non può non fare. No, ma raga, ma avete mai guidato una Golf? Adesso abbiamo capito perché piace così tanto. Io non lo capivo prima, adesso lo so. Fortuna siamo in Germania, perché siamo a 180 all'ora. L'ho messo dentro la quinta. No, ma poi il cambio è una figata, è veramente... Guarda quanto frena! Cioè, io sono abituato ai miei scassoni. Questa sfiora i freni e esca dal vetro. Ma questa è un'auto, cioè... Maro! Sì, sì, sì. Posso anch'io? Ecco. Perché l'abbiamo modificato, abbiamo messo un clacson più performante per avere più... tratta di suono. Da almeno altri 12 cavalli questo clacson, cioè. No, ma ragazzi, ma questa è quasi da portare in pista. Il cambio poi è divertentissimo. Madonna, ragazzi, è facile. Ma abbia sti controlli, cazzo, che sono una roba che io non sopporto. Appena hai detto togliamo i controlli, hanno fischiato le gomme, cioè già subito si lamentavano. No, ma ragazzi, impressionanti i freni. Quando frenano bene, si può andare molto. Abbiamo fatto questo scarico che è piacevole, perché è un bel sound, ma non dà così tanto. Perché fastidio. Dovete sapere che Freddy è entrato in questa fase della vita in cui adesso non vuole più le auto rumorose, cioè no. Vuole silenziarle tutte le nostre. No, mentre è diverso, io, è diverso. Di la verità. Mentre io invece sono per il baccano incessante e non riuscire a parlare. Infatti in Bifido abbiamo comprato anche la macchinetta che distribuisce i tappi per le orecchie. Conto, abbiamo il distributore di tappi lì che resta. Un messaggio subliminale. No, scherzi a parte, io sono pro rumore se fatto in modo... Ma ragazzi, ma sono giù tutto, una parte non si usa. Cosa cazzo? Macchine buone. Che auto è? È così. Che roba? Guarda. Al limite. 90 all'ora parte. Mamma mia, ragazzi, questa... E poi quanto è comoda. Questa setta è incredibile, come con l'S3. Certo, super spaziosa. Fa un super lavoro. La vedi da fuori, non lo diresti. Mamma mia, che bella. Che bella. Ho capito adesso perché tantissimi di voi hanno le Golf, perché sono delle auto eccezionali. C'era un ricetto. Riccio non ce l'ha fatta. Le auto troppo rumorose alla lunga mi danno fastidio. Perché? Perché le voglio usare più daily possibili ultimamente le auto. Le ho tenute ferme per tanti anni, la Viper, la Supra, l'M5. Il problema è che voglio... Mi sembrava olio, ho detto finita. Sembrava olio per terra. C'era un bello strapiombo così, detto bene. Ah, qua non lo racconti. No. Ha un inserimento che è... Guarda che roba. Ragazzi, non ve la do. Ma io non ve la do sta macchina. È super divertente. Dal 20 settembre su bifull.it inizierà il concorso per vincere questa auto, quindi partecipate numerosi. Esatto, con soli 8 euro potreste vincerla. Tu mi intreccia, poi non fanno mai scendere il pedale in fondo anche se lo massacri. E quindi, volendo utilizzare al più daily possibile un'auto come il Viper, che chi ha sentito dal vivo il baccano che fa è devastante, e io non riesco più a farlo, cioè davvero dei troppo nell'occhio, fai parte degli antifurti, quindi vorrei riuscire a non eliminare il sound, perché sarebbe una
assurdità su un V10 8000 di cilindrata, però fare come ho fatto sull'RS6, che ho montato due silenziatori e non ha più quel sound sgraziato, ra bello, questa appena paura torniamo, di quando si usa la Viper, sennò che cosa, che gusto c'è. Questa appena torniamo a Milano dovremo fare lo scarico completo, perché ad oggi è diventato solo un centrale, e fare la mappa per fare il bang. Sì, assolutamente, perché è l'unica cosa che gli manca, anche se così mi piace, perché è una slipper, cioè così uno arriva e dice, beh, slipper, la libreria che c'è su non è tanto slipper, però non dà nell'occhio, non consumo un cazzo sta macchina. No, ragazzi, è promossa, mentre il 106 era una macchina iconica, però diciamo da guidare, puoi andare forte ma non puoi viaggiarci, non puoi farci un cazzo, perché sì, è una macchina, appunto, un telaio con le ruote, appunto, un po' di più. Questa è una macchina che ci va in vacanza. Questa e poi è fai come l'S3, come l'S3 sono auto godibili che si possono usare nel daily, nel weekend con la famiglia e anche per fare lo scemo. Ragazzi, ma com'è elegante nello scemo di curva, sì. com'è gentile con chi la sta guidando. Dà una bella sensazione, non ti stufa. No, bella, bravi. Adesso c'è un bel tramonto qua fra, andiamo a cercare uno spot, qualcosa di carino. Molto già bene che è andato. No, non è vero, lì dietro, riusciamo a vederlo in cima. C'è sto pop-off, sto sound da pop-off è bellissimo. Ecco, bella, ma con la pop-off esterna così, si guadagna qualche cavallo in più, no? È solo show. Non serve a niente. Ok. Vai, questione interna, esterna, che c'è il flutter, che non è la pop-off. La pop-off butta fuori l'aria in eccesso, in aspirazione dalla turbina quando il motore è arrivato alla pressione giusta. E questo non aiuta un po'? No, allora se togli la pop-off fai il stu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Che bello! Però si spacca le turbine più facilmente. Perché? Perché l'aria rimane nei condotti e lo stu-tu-tu che senti è il ritorno d'aria che spinge sulla girante della turbina. La Crown fa così? Sì, la Crown infatti la turbina ha una vita brevissima perché la lanceremo alla discarica. Ah, ok. Giro di raffreddamento per i freni, raga, perché rimettiamo i controlli. Perché stiamo per andare a fuoco, secondo me. Sì. Si fa il solito giretto, quello molto bello. Sono divertito. Devo ammettere che... Tra questa e l'S3? Questa è più forte. Davvero? Sì, anteriore ti perdona molto più cose. Ma anche l'S3 era anteriore alla fine. Però quell'80, quel 90-10, quell'80-20 che entra quando vuole, con tutto quell'aggrappamento con il differenziale posteriore, tutto quello che ha, un 4x4. Questa scivola via. Questa qui è molto più snella, cazzo, cambi di direzione. Sì, è vero, super compatta. Sono uno spettacolo. Eccolo questo qua, il famoso paesino dove la gente non sa che noi passiamo a Mina. Questa piazza è carina. Bellissimo, bellissimo. Una sete, una ora facciamo raffreddare i freni e ci fermiamo a goderci questa isola, questa auto che danno un sacco di soddisfazioni. Sì. Tramonto e Cochino tradotto. Ho sfiatato la pop-off davanti ai carabinieri. Andiamo piano, però che male c'è, non ci si può divertire mai un po'. Approvata. Anteriore, che io odio gli anteriori, per me gli anteriori dovrebbero essere estinti da mo. In realtà vorrei fare questi concorsi, sto continuando a guidare auto anteriori. Sei arrivato a dire che l'anteriore va più forte del 4x4 Aldex. Attenzione, oi, te, non fare errori, non scrivere. Ci sono dei 4x4 Torsen in casa che ti svegli la mattina, non trovi più niente. Sono già talmente lontano che non ti ricordi neanche di avermi visto. Scherzi a parte, gli anteriori sono una parte per andare molto forte. Io prediligo in strada andare piano, pianissimo, però avere un'auto che con un po' d'acqua, un po' di sdrucciolio, mi diverto a fare dei gran traversi. Con l'anteriore, per divertirti, devi andare su come si è salito adesso, come dei pazzi. In realtà è molto maneggevole, anche in città sono... è divertente. Sì, in città io non ci vado, non mi fai un cazzo, sinceramente. Io purtroppo, ahimè. Spero vi sia piaciuta quest'auto, perché a me è piaciuta. Devo mettere un paio di adesivi ancora
Adesso vi faccio vedere perché sono la fine del mondo. Ci vediamo nel prossimo video, che non so quale sarà, ma sicuramente io sarà... so quale sarà Sardegna punto del P4. No, esatto. E poi vabbè, non diciamo troppe anticipazioni, perché dopo ci sarà qualcosa di eccezionale. È vero. Welcome to Japan. Ciao.